Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5. Io sono Claudio Simeoni e vi do il mio indirizzo se qualcuno vuole approfondire i temi, è via delle Vignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, e ricordo che l'Istituto pubblica un bollettino ogni tanto quando è possibile e lo invia a tutti quelli che ne fanno richiesta o ai soci, ed è un indirizzo postale, è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Della trasmissione di oggi parleremo di due cose fondamentali, introdurrò il paganesimo magiaro e alcune immagini nuove della Devotio. Vi ricordo che da quando abbiamo cominciato queste trasmissioni, oltre un anno fa, abbiamo seguito vari filoni. Abbiamo seguito il filone della conferenza tenuta a Marghera nel 96. Nel 96. Abbiamo tenuto il filone del crogiolo dello stregone, in cui abbiamo messo nel crogiolo dello stregone tutti gli elementi che portano a formare l'apprendista stregone e a portarlo a camminare lungo la via dello sviluppo della coscienza di sé. Abbiamo sviluppato una operazione di stregoneria, quella che porta fuori dall'orrore, un'operazione di stregoneria che va dall'800 al 1789. Abbiamo parlato sia di alcuni fatti, i fatti più importanti relativi ad ogni secolo, sia alcuni pensatori che hanno un po' incarnato questa uscita dall'orrore cattolico. Poi abbiamo parlato anche dei vari paganesimi, e abbiamo parlato delle immagini della Devotio e che cos'è nel paganesimo la relazione fra l'essere umano e il circostante. Adesso stiamo facendo il ciclo di alcuni piccoli paganesimi, l'analisi di alcuni piccoli paganesimi che ci consente di individuare quali sono gli elementi fondamentali del paganesimo, quali sono i principi su cui il paganesimo si sviluppa. Nel paganesimo finnico, vi ricordo che abbiamo fatto l'altra volta, voglio ricordare che i finnici consideravano Uco la contraddizione che era identificata con la tempesta. E Uco, Ukonen, poi scusate le pronunce, io lo pronuncio come lo leggo, non ho la pronuncia esatta, per cui abbiate pazienza in questo. E Ukonen è l'antichissima tempesta, la tempesta primordiale da quale tutte le cose provengono, da quale tutte le cose vengono attraverso le trasformazioni. Abbiamo parlato come il Marien era la divinità del mutare del luogo, del muoversi, il divino che ti porta a ricercare la conoscenza, la consapevolezza, una vita migliore. E il Marien era una divinità delle popolazioni nomade, o almeno un ricordo dei finnici quando erano nomadi. E abbiamo parlato anche di Jumala, che è la coscienza di sé, dell'essere il cielo, dalla quale col cui nome i cristiani definirono, dopo averli distrutti attraverso le crociate nordiche, le crociate contro i pagani, hanno usato questo nome per definire in finnico il loro Dio. E abbiamo parlato delle relazioni fra i finnici e il bosco, fra i finnici e la terra, con gli alberi. Abbiamo parlato di tutte queste cose. E questi sono tutti elementi che troviamo in ogni paganesimo, in maniera assoluta. E il paganesimo di oggi parleremo del paganesimo magiaro. Perché il paganesimo magiaro? Innanzitutto è uno dei paganesimi abbastanza strani, fra virgolette, però ci permette di capire i passaggi fra la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante e l'assoggettamento, come avvengono i passaggi religiosi. Dopodiché, dopo questi, tratterò alcune immagini della Devotio. Vediamo il paganesimo magiaro. Il paganesimo magiaro ci permette di comprendere i passaggi dalla relazione pagana fra gli esseri umani e il circostante e la sottomissione all'orrore cristiano. Il paganesimo magiaro è particolare in quanto si articola sulla percezione sciamanica del mondo circostante. I magiari sono tribù nomadi delle steppe alle falde dei monti Urali,
che sotto la guida di un capo reso leggendario dei racconti, giungono alle pianure del Theiss e del medio corso del Danubio. In queste zone si mescolano con le popolazioni locali, fondando in questo modo il regno magiaro. Queste tribù, dopo la migrazione, persero i rapporti con le altre tribù, sviluppando una propria cultura legata alla cultura occidentale. Perché avvenne questa migrazione? A parte i desideri e i progetti del principe Arpad, che guidò le tribù magiare dall'896 al 907, furono le indicazioni degli sciamani e soprattutto le loro visioni e i loro voli nel regno della percezione. È importante comprendere il carattere sciamanico del paganesimo magiaro per comprenderne i meccanismi. Quando un popolo costruisce una religione pagana, ha sia al suo interno degli esseri umani in grado di relazionarsi più profondamente col circostante, che sanno leggere il divino circostante, che sanno fondere i propri bisogni e i propri desideri con i bisogni e i desideri del mondo circostante. Ma la percezione generale appartiene alla popolazione ed eventuali decisioni non sono mai calate dall'alto o dal sapiente, in quanto tutta la popolazione ha relazioni, ogni individuo secondo la sua specificità, col divino circostante. Cosa significa questo? Significa che anche se uno stregone, un apprendista stregone, può conoscere un numero infinito di cose, più della popolazione, quando lui trasmette le sue cognizioni, i suoi dati alla popolazione, la popolazione sa se questi dati sono in armonia col suo sviluppo o sono in contraddizione, perché tutta la popolazione ha delle relazioni col mondo circostante, cioè non possono esistere i furbi. Quando una popolazione dipende dalle percezioni dello sciamano, cioè quando la popolazione rinuncia alla relazione col circostante per affidarsi a una persona, quella popolazione è grande solo quando il suo sciamano è grande. È sufficiente che lo sciamano successivo viva una situazione di autoinganno perché porti quella popolazione alla distruzione. Le vie alla conoscenza sciamanica o alla stregoneria sono sempre vie individuali, anche se più individui possono cacciare in branco. L'oggettività in cui lo stregone o lo sciamano determina la qualità della percezione. L'oggettività garantisce non solo la qualità della percezione, ma soprattutto la sua convergenza fra i bisogni della popolazione e quella dell'oggettività in cui questa vive. Vie allo sviluppo di percorsi di stregoneria fuori da contesti pagani possono soltanto portare alla ricerca del potere da parte dello sciamano. Questo potere può essere potere di essere, qualora lo sciamano deve liberare il popolo di cui è espressione del male, ma diventa potere di avere quando determina il divenire di quel popolo senza che quel popolo abbia relazioni col mondo circostante. Lo stregone o lo sciamano percorrono delle trasformazioni, sono dei divenire che comportano grandi sfide. Queste sfide possono garantire un grande divenire o possono lasciare solo lo sciamano a dover affrontare il mondo della percezione. Quando lo sciamano è espressione di un popolo o di una tensione, che si esprime da quel popolo o da quella tensione, ricava l'energia vitale o il potere attraverso il quale affrontare il mondo della percezione. Quando l'apprendista stregone è espressione solo di se stesso e di nessuna tensione in dilatazione, affronta il mondo della percezione con le sue sole forze, ricorre spesso a piante psicotrope e subisce quanto nel mondo della percezione tende a travolgerlo. Il mondo della percezione non è un mondo bucolico, è un terreno di sfida in cui tutte le coscienze di sé operano per trarre vantaggio. Trarre vantaggio non solo nella percezione, ma anche nel quotidiano, attraverso cosa un apprendista stregone o uno sciamano riportano da quel mondo. Dunque è un mondo di sfida. Per affrontare quella sfida è necessario essere corazzati e il paganesimo è la più grande corazza di cui un apprendista stregone si può servire per affrontare il mondo della percezione. Vi ho già detto la recitazione della Devotio per compattare se stessi.
Nel mondo della percezione si possono incontrare esseri di energia che, proprio per essere più abili a gestire e a muoversi in quelle condizioni, convincono l'apprendista stregone o lo sciamano di essere inviati di un qualche dio e che lui è stato scelto per portare messaggi alla sua gente. Questo non succede quando l'apprendista stregone è un pagano o segue delle proprie tensioni, dei propri intenti. In quel caso lo sciamano prende questi esseri a calci, in quanto il suo intento e la libertà che pratica attraverso il paganesimo non gli consentono di servire nessuno. Quando si entra nel mondo della percezione, il fare cui si attiene nel quotidiano della ragione appare come un fare divino, un tratto alchemico. Così le tribù nomadi ispiravano lo stregone. Il fare del nomadismo era visto come una grande aquila, un essere alato e potente che spingeva gli esseri verso una qualche meta. Ma la visione dell'aquila è una visione comune alla stregoneria. L'ho avuto anch'io una visione del genere. E più o meno il senso della visione era questa. Raccolgo l'energia vitale che gli esseri dispergono e la ridistribuisco fra i cacciatori di conoscenza. Più o meno era questa. Sono i contorni della coscienza dell'essere terra che si forma e che assorbe la consapevolezza degli esseri che avevano sufficiente energia vitale per trasferire la propria coscienza sul corpo luminoso, ma non ne avevano sufficienza per volare verso il sole, l'essere natura o essere liberi. Così il livello della percezione sciamanica è a livello più basso, in quanto lo sciamano deve attingere soltanto da se stesso, ma non da un se stesso libero, ma da un se stesso al servizio di un padrone, di un re, di un principe. Così la divinità pagana dei Magiari era Magiaristein, in pratica il dio dei Magiari. Più o meno come il dio degli ebrei, come il dio degli ebrei, anche i magiari trovano il loro Mosè in Amos, padre di Arpad. Come gli ebrei avevano in Mosè, Gesuè e Aronne i rappresentanti del dio in terra, così anche i magiari erano sottomessi ai rappresentanti della loro divinità celeste ed erano i nobili e i principi d'Ungheria. Le cerimonie sciamaniche culminavano con la battaglia degli sciamani, durante la quale due sciamani, con le sembianze di un toro bianco e di un toro nero, rappresentavano la lotta fra la luce e le tenebre. Questo è un argomento caro agli esseri di energia che si sono spacciati per Dio Creatore. Uno sciamano non assoggettato conosce perfettamente il potere del lato oscuro della luce. Uno sciamano conosce perfettamente come luce e buio costituiscono una relazione dialettica attraverso la quale costruire il potere di essere di ogni essere umano. Solo chi è sottomesso, chi ama luce la sua sottomissione, e tenebra, chiunque si sottragga alla sottomissione e cerchi un cammino di libertà. Il male in stregoneria è determinato dagli ostacoli sul cammino dello sviluppo del divenire degli esseri umani, non sul possesso di segreti. Date queste premesse, era inevitabile la fine che fece questo tipo di paganesimo. Le tribù persero i legami con la steppa, persero i legami con l'unico divino che conoscevano, l'aquila sciamanica. Il loro padrone, il principe Geza, vissuto fra il 927 e il 997, consolidò il regno ed ebbe la bella idea di rendere più forte il suo controllo politico sul proprio popolo, mettendo un ginocchio non solo davanti a se stesso, ma anche davanti al Dio cristiano. Egli stesso si fece battezzare e fece battezzare anche suo figlio, Voik. E infine il capolavoro. Stefano ottenne dal Papa Silvestro II il titolo di re per volontà del Dio cristiano, procedette al taglio sistematico delle teste di chi non si voleva sottomettere, distruggendo ogni forma pagana. L'apprendista stregone, senza il paganesimo, può soltanto avviarsi verso la sconfitta. Ogni apprendista stregone e ogni sciamano ha un compito, sviluppare il Dio che cresce dentro di lui, il suo corpo luminoso. Questo fare deve estenderlo all'intera specie in cui vive. Se cessa di fare questo, è pronto per essere messo in ginocchio. Sviluppare il Dio che cresce dentro l'essere o mettersi in ginocchio davanti a un Dio padrone, questa è la differenza fra il cristianesimo e le religioni rivelate da un lato e il paganesimo dall'altro.
Quando si è al servizio di qualcuno, si inizia la propria distruzione. Uno sciamano è al servizio di libertà e del divino di cui è parte. Quel divino alimenta il suo divenire solo nella misura in cui egli riversa quel divino alla specie in cui appartiene. Riversare il divino avviene attraverso la pratica del suo intento. Costruire il sentire pagano è l'ultima garanzia per l'apprendista stregone di non essere sconfitto e di non diventare un paria nel sistema sociale in cui vive. Questo ci insegna la storia del paganesimo magiaro. In realtà tutta la storia magiara altro non era che una ripetizione della storia ebraica, uno dei tanti tentativi fatti dagli esseri autospacciatisi per Dio creatore per mettere in ginocchio gli esseri umani. Un tentativo abortito solo in parte, in quanto si è innestato sull'operazione ebraica rafforzando il dominio cristiano nel cuore dell'Europa. Ora, se dal paganesimo urrita e fenicio abbiamo imparato la ciclicità pagana, abbiamo imparato il concetto di rinascita, abbiamo imparato il concetto del principio maschile della vita, abbiamo imparato il concetto del principio femminile della vita, abbiamo visto come questi principi della vita vengono combattuti, mentre nel paganesimo finico abbiamo messo l'accento sul bosco, abbiamo messo l'accento sulla contraddizione, abbiamo messo l'accento su dei fare divini diversi, nel paganesimo magiaro dobbiamo mettere l'accento su ciò che porta alla sconfitta del paganesimo. Ciò che porta alla sconfitta di un paganesimo è l'essenza del paganesimo in realtà. Cioè è la presenza non di un paganesimo come parte integrante del fare di una popolazione, ma la presenza di alcune persone che hanno le relazioni col mondo che ci circonda, però non sono in grado di estendere queste relazioni all'intera popolazione. È come più o meno se si considerassero degli eletti. E questo è ciò che impariamo dal paganesimo magiaro. Dunque, la necessità di sviluppare il paganesimo in qualsiasi forma, la relazione fra gli esseri umani e il mondo che ci circonda, non ha importanza se una persona percepisce l'essere terra come la terra madre o percepisce l'essere terra come mutamento, come essere in sé. L'importante è che ci sia la costruzione fra l'essere umano e il mondo circostante, e poi i riti, i modi, i sistemi con cui relazionarsi appartengono a se stesso, alle proprie scelte, al proprio divenuto, alla propria storia. Però l'importante è che riesca a vedere il divino che ci circonda, il divino delle fonti, il divino del bosco, il divino degli alberi, il divino del sole. Questo è importante. Senza tutto questo il paganesimo muore, il paganesimo cessa di esistere. A Roma il paganesimo è morto quando l'imperatore si è proclamato Dio in terra. Il cristianesimo non ha fatto altro che continuare questo progetto, e là il paganesimo ha cominciato il processo di disintegrazione. Questo, un attimo, scusate. Questo per quanto riguarda il paganesimo magiaro. Poi la prossima volta continueremo con un altro paganesimo. Non ce l'ho qui sotto mano immediatamente, ma continueremo col paganesimo della Lituania, col paganesimo lituano, dove vedremo un'articolazione diversa di sentire. E vedremo proprio perché quel paganesimo è diverso nel sentire, riuscirà a sopravvivere fino quasi ai giorni nostri. Lituani, Lettonia e Estonia ci sono tutt'oggi riconosciuti dei paganesimi, anche a livello giuridico. Però è diversa la relazione fra gli esseri umani e il mondo circostante. Passando ora alle immagini della Devotio, oggi tratterò questo. Fatto conduce l'essere e l'essere è alla presenza di Giuturna e Ferentina. Ricordo sempre che la Devotio è un'elencazione magica di tutte le divinità di un paganesimo, e quelle divinità vengono invocate per ciò che sono, non per ciò che si vorrebbe che fossero o che gli altri vorrebbero che fossero. E mentre le invochiamo, noi stessi diventiamo quelle divinità, quelle relazioni.
Naturalmente la Devotio di cui io parlo, essendo articolata sul paganesimo romano, è abbastanza lunga, è piuttosto lunga, però ogni persona può costruirsi la propria Devotio con le proprie divinità e col proprio tipo di sentire e modificarla ogni volta che modifica il proprio sentire. Per cui non esiste una dogmaticità nell'espressione della Devotio. Quello che io vi sto esprimendo è la mia Devotio ed è il mio modo di sentire il mondo. La Devotio è fatta di tante parti, c'è la prima parte in cui l'essere diventa divinità, perché è la propria esistenza che contribuisce a far vivere la divinità. Poi c'è la seconda parte dove le divinità esistono non solo perché le abbiamo dentro, ma esistono anche in sé. Cioè l'essere terra esiste al di là della mia esistenza, esiste anche se io non esisto, però io ho in me qualcosa dell'essere terra. E nella misura in cui lo richiamo, nella misura in cui vi concentro l'attenzione, ecco che posso relazionarmi con l'essere terra. Poi ci sono le divinità che distruggono il divenire dell'essere umano, cioè i distruttori del divenire dell'essere umano sono anch'essi delle coscienze, rappresentano anch'essi un divino, soltanto che il loro divino, il loro essere, vuole distruggere il mio essere. E allora identifico il male, cioè identifico quelle divinità, gli ostacoli al mio sviluppo pagano. Poi la seconda parte del sentiero d'oro, da Devotio del sentiero d'oro, è che le divinità hanno un sentiero, cioè i divini non sono altro che degli altri esseri che cercano di espandersi e il loro fare, incontrando il mio divino, incontrando il mio fare, incontrando le mie tensioni, sviluppa il loro divino, cioè il loro divino, scusate, ciao. Il loro divino si sviluppa proprio perché loro intervengono innestandosi sul mio percorso, cioè loro aiutando me sviluppano se stesse. Per questo la divinità aiuta me perché aiutando me aiuta se stessa. E io, agendo e concentrando la mia attenzione sulle divinità del mondo circostante, non solo sviluppo me, ma sviluppo anche loro. Essenzialmente sviluppo me. È importantissimo questo, perché nel paganesimo non c'è mai l'appropriazione. Scusate un attimo, vado avanti con la Devotio e dopo rispondo al telefono. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Giuturna e Ferentina. L'essere impone la sua volontà a Giuturna e Ferentina. Giuturna e Ferentina insegnano all'essere che la fonte è coscienza, volta al divenire eterna, di cui l'essere può essere parte, non solo un allegro zampillare d'acqua. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Feronia. L'essere impone la sua volontà a Feronia. Feronia insegna all'essere che non c'è coscienza né consapevolezza quando si hanno le catene ai polsi. Feronia insegna all'essere che non c'è conoscenza e consapevolezza quando nasce il bisogno di mettere catene ad esseri della propria specie. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Fornace. L'essere impone la sua volontà a Fornace. Fornace insegna all'essere che la trasformazione in cui è coinvolta l'attenzione trasforma un divenire meccanico in un divenire magico. L'attenzione si potenzia e l'oggetto trasformato è un centro di energia vitale. Fato conduce l'essere e l'essere alla presenza di Force. L'essere impone la sua volontà a Force. Force insegna all'essere come l'esistente non possa essere compreso dalla sua ragione. Force insegna all'essere come lo sconosciuto sia sempre maggiore del conosciuto e che l'unico modo per affrontare lo sconosciuto è essere sempre uguali a se stessi. Vediamo un po' questi quadri. Questi sono i quadri che vanno dal 52 in poi della Devotio. Quadro 52. Giuturna è l'essenza della fonte. Ferentina era un'altra ninfa, essenza della fonte, che fu la divinità della Lega Latina quando combatteva Roma, tanto per ricordare storicamente. Evocare Giuturna e Ferentina è come evocare Camene. Ogni fonte una Camene. Ogni fonte è una Giuturna, ogni fonte è una Ferentina. Le fonti sono coscienze di sé che l'essere umano deve imparare ad ascoltare per fondare il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Sono coscienze che possono fondere il proprio divenire con quello degli esseri umani, come Ferentina fuse la propria coscienza di sé con i bisogni e le aspirazioni degli esseri umani appartenenti all'antica Lega Latina. Devotio
detto alla cristiana. Perché noi pagani adoriamo, detto alla cristiana, è detto alla cristiana, c'è cioè un modo di dire, perché noi pagani adoriamo Giuturna e Ferentina? Per ricordarci uno specifico divino del circostante, l'uso della sua volontà, della sua coscienza e del suo potere di essere. In questo riversiamo la nostra energia vitale, da questo preleviamo l'energia vitale che ci serve nelle sfide dell'esistenza. Quadro 53. Evocare Feronia, ricordo che al tempio di Feronia venivano liberati gli schiavi, cioè era il posto dove gli schiavi venivano liberati e c'erano delle regole precise per cui la schiavitù doveva essere fermata. Però ricordiamo che Feronia era antichissima, è molto prima dell'avvento dell'imperatore, è una delle più antiche divinità italiche. Evocare Feronia significa evocare un imperativo sociale di libertà. Evocare Feronia significa mantenere la consapevolezza che quando ci si mette in ginocchio si rinuncia al proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Significa ricordarci che quando ci si mette in ginocchio si condanna il sistema sociale umano ad un triste destino. Significa ricordarci che solo il cammino all'interno di libertà garantisce il nostro divenire attraverso le relazioni col divino del circostante. La coscienza di sé Feronia, sviluppata attraverso la fonte in relazione agli esseri umani, imponeva di liberare gli esseri umani in schiavitù. Oggi impone agli esseri umani di liberarsi dall'assoggettamento per spiccare il volo nella percezione. Questo alimenta il potere di essere di Feronia, mentre Feronia alimenta il potere di essere all'interno della specie umana. Detto alla cristiana, è un solo modo di dire, detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Feronia? Per alimentare il nostro cammino di libertà, per estendere le ali della percezione, rimuovendo ogni ostacolo al loro sviluppo. Facendo questo alimentiamo Feronia, questo fare viene alimentato da Feronia. Quadro 54. Evocare Fornace significa affinare, potenziare, rendendo divina la propria attenzione, fondendola con ogni essere, ogni azione e ogni oggetto che incontriamo e che pratichiamo. Significa ricordare come ogni azione che facciamo e nella quale coinvolgiamo la nostra attenzione, rendiamo un fare magico, cioè il fare che facciamo diventa magico, e sviluppiamo la coscienza di sé e la consapevolezza di quanto ci circonda. Fornace alimenta questa consapevolezza, in quanto solo alimentare questa consapevolezza alimenta la consapevolezza di ogni coscienza e di ogni oggetto col quale veniamo in contatto. Fornace ci ricorda che l'uso della nostra attenzione costruisce delle coscienze di sé che possono intraprendere dei cammini verso l'eternità dei mutamenti. Da questo fare Fornace trae energia vitale. Questo fare viene nutrito e alimentato da Fornace. Ricordo che la divinità Fornace, al di là di come volete chiamarla, è una delle essenze fondamentali di ogni via alchemica. Detto alla cristiana, perché, detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Fornace? Perché Fornace affina la nostra attenzione, trasformando ogni nostro fare, ogni nostra azione, in un fare, in un'azione magica, in un atto di volontà. Fornace alimenta la nostra attenzione affinché noi alimentiamo l'attenzione e il divenire di ogni oggetto col quale ci relazioniamo. Quadro 55. Evocare Force significa rendere la nostra consapevolezza cosciente che il cammino fatto per il suo sviluppo è sempre e comunque insufficiente. Significa ricordarci che noi non siamo il centro del mondo, ma come esseri pesci nu nuotiamo nell'infinito sconosciuto. Evocare Force significa imporre a noi stessi la compattezza per affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Significa essere pronti a parare l'urto di quanto non conosciamo, affrontando le sfide della vita. Ad ogni sfida ci modifichiamo e, giorno dopo giorno, ci immergiamo in Force, diventando Force. Force non alimenta, Force non protegge, Force si fa penetrare svelandosi a poco, a mano che gli esseri umani, facendosi Force, si appropriano di sapere e conoscenza. Qui non ho messo il passo alla cristiana, non l'ho messo per questioni magiche, l'ho messo per un errore di formattazione del computer. È che Force non esiste come coscienza, è tutto lo sconosciuto che ci circonda. Ho già spiegato in un'altra trasmissione che Force e Fortuna sono la stessa cosa in realtà, però io ho avuto la necessità di dividere le due immagini.
Forse è tutto lo sconosciuto che noi dobbiamo affrontare, che noi dobbiamo rivelare, che noi dobbiamo diventare audaci per farlo diventare nostro. Fortuna, invece, è la capacità di compattare noi stessi, di organizzare noi stessi, di diventare degli apprendisti stregoni, di compattare le nostre sensazioni, le nostre tensioni, la nostra forza con la quale affrontare lo sconosciuto. Cioè, siccome noi non sapremo cosa troviamo nello sconosciuto, dobbiamo essere compatti nell'affrontarlo. Allora, la forza di compattazione l'ho chiamata fortuna, mentre invece lo sconosciuto che ci circonda l'ho chiamato force. Però nella religione romana queste due cose erano sinonime, erano uguali praticamente, non erano proprio distinte. Benissimo. Io ho finito l'immagine della Devotion e ho un bel po' di rassegna stampa da fare. In una delle trasmissioni precedenti, Marco mi ha chiesto: ma tu non potresti parlare solo di paganesimo senza parlare di cristianesimo? Questa è la domanda che mi ha posto. E la risposta è che non è più possibile. Perché non è più possibile? Perché il cristianesimo è composto di due livelli. Un livello reale, che viene insegnato alle gerarchie religiose, è un livello di apparenza che viene venduto e spacciato, proprio come si fa con l'eroina, alle persone che non si possono difendere. E l'unico modo per giungere alla percezione pagana, cioè alla percezione della magia di quanto ci circonda, è riuscire a far comprendere alle persone come il cristianesimo reale rappresentino il male, rappresentano la distruzione dell'uomo. Allora, per far questo, noi dobbiamo riuscire innanzitutto a chiamare il cristianesimo col suo vero nome, cioè a capire quali sono esattamente i principi del cristianesimo e a rivelarli. Dopodiché noi sappiamo che questo rappresenta il male per il paganesimo. Cioè il paganesimo anticamente non aveva il concetto di male. Perché questo? Perché tutte le contraddizioni venivano sviluppate all'interno delle re relazioni. Quando qualcosa di male si accaniva contro di me, non so, nella religione romana, quando la Strigi tentava di impossessarsi dei bambini, c'era Carna che la difendeva col bastone, e Carna era sempre vincente, nella misura in cui i genitori erano forti, erano vigili, erano attenti al futuro del bambino. Carna era sempre vincente contro le Strigi. Quando è Carna è stata perdente contro le Strigi? Quando gli hanno strappato il bastone, quando gli hanno impedito di difendersi, quando hanno battezzato i bambini. Questo concetto, che è un concetto abbastanza elementare, cioè la distruzione del divenire, la distruzione della percezione, è un concetto che io non posso tralasciare, perché la stragrande maggioranza dei cristiani, anche quelli che dicono di non essere cristiani, anche quelli che dicono di essere atei, in realtà sono cristiani, cioè non hanno la percezione del divino che ci circonda. E quando arrivano ad affrontare la morte al corpo fisico, muoiono vuoti. Per cui io non posso tralasciare il cristianesimo, perché il cristianesimo è la descrizione del male, la descrizione di quanto noi dobbiamo affrontare per riuscire a ricostruire il paganesimo. E non possiamo ricostruire il paganesimo senza definire il cristianesimo. Poi qualcuno mi dirà: io ho la mia immagine di Cristo, per me questo non è così, io voglio che le cose siano diverse. I desideri delle singole persone, la fede delle singole persone non si discute, cioè io manco l'affronto. Ho già detto che la stregoneria viene sconfitta dalla fede e dalla violenza fisica. Cioè, 10 poliziotti che mi bastonano, io faccio quello che vogliono, per cui mi arrendo, insomma, non ho la capacità di usare la stregoneria per fermare le bastonature dei 10 poliziotti, poi oltretutto sono anche un'autorità. E davanti alla fede, davanti a uno che ti nega anche l'evidenza, pur di riaffermare quello che lui pensa, là non c'è solo reso, insomma, arrangiati, crepa, insomma, cavoli tuoi, se vuoi stare in ginocchio, stai in ginocchio. L'unica cosa che possiamo fare è impedire che il suo essere in ginocchio si estenda all'intero sistema sociale. E vedremo come alcune operazioni siano in corso. Bene, al Gazzettino del 17 novembre. Perché il Nord America è ricco e il Sud è povero? Si chiede il sinodo del nuovo continente a Roma da parte dei cattolici. Perché nel Sud il peso del cattolicesimo è stato asfissiante, ha distrutto ogni tipo di sviluppo economico. Questa è la risposta. Parroco prende a calci un cane, denunciato 14 novembre 1997. Poi qualcuno mi parlerà della bontà di San Francesco.
Però è una cazzata quello che stai dicendo, perché il parroco prende a calci un cane ed è denunciato. Il cane non è mica un cristiano, il cane non è battezzato, il cane è un oggetto senza anima, esattamente come lo era la donna, per cui può essere preso a calci, può essere ucciso, può essere massacrato. Ci sono solo le leggi che lo proteggono, non la religione. Andiamo avanti. I Paolini dal Papa, dal Gazzettino del 14 novembre 1997. I Paolini dal Papa, fai santo Topolino. E hanno perfettamente ragione, cioè hanno ragione i Paolini. Nel senso che la santità si ottiene vivendo in maniera eroica tutto ciò che va contro la Chiesa. Cioè praticamente chi combatte ciò che va contro la Chiesa cattolica deve essere fatto santo. E Topolino è un buon cattolico, tutto sommato. È bravissimo a mettere in ginocchio gli indifesi. Cordenons, dal Gazzettino del 14 novembre. Cordenons, chiusi due luoghi di culto in un seminterrato, sloggiati musulmani ed evangelici. Probabilmente non c'erano le norme igieniche, probabilmente, dico, però è sintomatico che chi li ha fatti sloggiare non abbia dato un'alternativa. E questa è una cosa non buona. Dal Gazzettino del 15 novembre 1997. Il vero Artù non era re, ma un ufficiale romano. Siamo all'inizio del V secolo. Praticamente si sono trovate delle tracce in cui chi ha fermato l'attacco praticamente degli scozzesi delle legioni del nord era un tale Lucius Antorius Castus Artorius, che in battaglia veniva chiamato come Artù, ed era un soldato romano, perché soltanto chi aveva un minimo di conoscenza di giurisprudenza poteva organizzare uno Stato o poteva buttare delle leggi dello Stato. Poi il divino che lo ha ispirato probabilmente era un divino inglese, era un divino della sì, della Gran Bretagna. E là non commento, però ricordiamo come le gesta dei cavalieri cortesi, che in realtà non sono mai esistite, perché i cavalieri erano una banda di erano banditi e basta, insomma, sono state usate proprio per mettere in ginocchio le persone indifese ed esaltare la Chiesa Cattolica. In realtà la libertà può essere fatta solo da un pagano, mai da un cristiano. Dalla Repubblica del 21 novembre 1997 parla il vescovo di Livorno, Monsignor Ablondi. Allora, cosa è successo in pratica? È successo che sono state diffuse delle cassette in cui appare una relazione amorosa fra il vescovo e una signora di Livorno. Noi diciamo sempre che le relazioni amorose sono positive, e lui ha dei problemi col suo credo, con i suoi dogmi, e sono problemi suoi. In realtà non può invocare la privacy, il diritto alla privacy, perché essendo un vescovo che predica una cosa e ne razzola un'altra, chiaramente attira la curiosità. E questo non può invocare la privacy. Dalla Repubblica del 22 novembre 1997. I soldi alla scuola cattolica. Gli istituti religiosi resistono più per i bisogni dello Stato che per le necessità della Chiesa. Noi sappiamo che le scuole private sono delle scuole coercitive, sono delle scuole sporche, sono delle scuole che non rispettano i diritti religiosi delle persone, perché sono quasi tutte cattoliche. Noi diciamo che pagare dai soldi a queste scuole significa venir meno al dettame costituzionale, significa costruire una situazione di conflittualità sociale, ed è un reato gravissimo. Dopodiché noi più di questo non possiamo fare. Andiamo avanti. La Repubblica del 23 novembre 1997. La Cassazione. Papà e mamma hanno pari diritti. Alleluia! Nel 1997, dopo 51 anni dall'avvento della Costituzione della Repubblica Italiana, grazie al fatto che non c'è più una democrazia cristiana e un controllo militare del Vaticano sopra le leggi, anche se in effetti c'è ancora, la Cassazione dichiara che papà e mamma hanno pari diritti. 50 anni della Costituzione, pensate un po' che resistenze ci sono state. Questo invece gliela dobbiamo, Repubblica del 29 novembre 1997. Una radioascoltatrice e io ci siamo fatti due risate per l'arresto a Dubai del mago Alexander.
Sembra che sia tutto un equivoco, che sia tutto un errore, per cui ritiriamo le risate a questo prestigiatore. Presunti dissapori col segretario di Stato Vaticano. Il gazzettino del 27 novembre si è dimesso il cardinale Castiglio Lara. Ricordo che il cattolicesimo è solo una questione di potere, di controllo delle persone. E là si contendono le sedie, non c'è altro, per cui non vale neanche la pena commentarlo. Israele, Gazzettino, 22 novembre 1997, sette sataniche in Parlamento. Si ritiene che decine di giovani siano coinvolti nel culto di Satana, un esperto a disposizione di genitori che siano preoccupati per il comportamento dei loro figli. In realtà, quando c'è il potere coercitivo religioso, ci si appella al suo opposto, a quello che si pensa che lo combatta per venire fuori dalla coercizione. Ricordo che Israele è uno stato religioso e come ogni stato religioso fa proprie le leggi morali della religione che praticano chi li abita. Andiamo avanti ancora. La Repubblica, vabbè, questo non ci interessa più di tanto. Niente, praticamente la Repubblica il 29 novembre 1997 parla delle spie iraniane infiltrate nell'esercito bosniaco, per cui con tutto quello che hanno fatto i musulmani, ma più di tanto non ci interessa. Il gazzettino del 27 novembre 1997, mafiosi, la Chiesa ora fissa le regole dei comportamenti dei religiosi nei riguardi dei mafiosi, vabbè. Fatti loro. Per noi ogni persona deve obbedire alle leggi, ogni persona è uguale davanti alla legge. La Chiesa si è sempre pensata diversa dalla legge. Beh, è una porcheria. Poi c'è il Gazzettino 27 novembre 1997, una detenzione preventiva di 31 mesi non viola i diritti, detto dalla Commissione Europea per i diritti dell'uomo. Beh, io non ho grande stima per la Commissione Europea per i diritti dell'uomo, cioè, ho molto disprezzo nei suoi confronti. Un giorno vi dirò anche perché. Andiamo avanti ancora. Dal Gazzettino del 25 novembre 1997, nazismo, accuse false, Papa Pio XII sarà beato. In realtà cosa succede? Che i cattolici devono in qualche modo riuscire a rigettare tutte le accuse di collaborazione fra Pio XII e la costruzione dei campi nazisti. In realtà Pio XII ha lavorato sia ideologicamente, sia nel pensiero, sia in tutto quello che ha fatto per aiutare a sterminare gli ebrei. E il suo fare coincide col fare le direttive del Gesù di Nazareth. Vediamo un attimo. Io qui ho la Bibbia, solita Bibbia, ne ho tre, ma vi parlo sempre la solita Bibbia, quella tradotta dall'aramaico, quella che uso più di tutte, l'ho quasi consumata. Allora, vi do il passo, tanto per si dica che non prendo in giro per qualcuno. È Luca 18. E l'episodio che cito è la parabola delle mine, per cui chiunque può vedersi Luca può andare al versetto 18, cioè al capitolo 18, versetto quello che è la parabola delle mine. Le ultime quattro righe vi leggo la parabola delle mine, anche perché la parabola delle mine ci sto lavorando per un altro discorso. Dice Gesù, intanto. Comincia così: io vi dico, a chi sarà dato, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ma precisamente ordina Gesù: intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Allora, forse non è molto chiaro, ve lo rileggo. Io vi dico, a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Intanto conducete qui i miei nemici, quelli che non volevano che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza. Io penso che ogni cristiano a questa lettura deve vergognarsi, specialmente quei cristiani che dicono che Gesù ha detto di amare i nemici agli altri. Tanto per essere chiari, se volete, questo è Luca 18, e la parabola è quella delle mine. Per cui Pio XII, facendo ammazzare gli ebrei, collaborando direttamente e indirettamente, poi questo a me non interessa, io so solo che dal punto di vista del pensiero religioso ha collaborato per macellare gli ebrei, ha obbedito alle direttive del suo Gesù.
Se oggi un cristiano dice no, hanno fatto male ad ammassare tutti gli ebrei, bene, deve condannare prima di tutto il suo Gesù, perché quel principio è in essere, quel principio è parola del suo Dio. Dunque, in qualsiasi momento, lui ha il diritto di, lui si ritiene in diritto di ammazzare chiunque non vuole che Gesù regni su di lui. Occhio, eh? Ancora dal Gazzettino del 27-11-1997. Presentata la nuova linea di oggettistica ai Musei Vaticani, trionfano i gadget. Abbiamo sempre detto che l'Organizzazione Cattolica è un'organizzazione di gadget. Vabbè. Dal Gazzettino del 29 novembre 1997, in Vaticano si ammette Romero un incompreso dalla Chiesa. Beh, ricordo che l'omicidio Romero è avvenuto in una situazione ben precisa. Da una parte c'era un movimento socialista, un movimento di liberazione contadino, e dall'altra parte c'erano i feudatari con la Chiesa Cattolica che dovevano sottomettere i contadini. Questo è l'essenza, al di là dopo delle ideologie, come lo vogliamo mettere. La Chiesa Cattolica appoggiava ferocemente i feudatari contro i contadini. L'unico prete che non ha appoggiato i feudatari contro i contadini è questo Romero, e qua si è beccato qualche pallotta in corpo. Si è beccato solo qualche pallotta in corpo, mica è stato torturato, eh. Comunque, vabbè, la Chiesa Cattolica adesso lo applaude, poi un giorno lo farà santo e si dimenticherà di tutte quelle decine di preti e vescovi che hanno appoggiato il massacro dei contadini, e il signor Romero sarà santo, tipo come Colbe, no? Si fa santo uno che hanno ammazzato e si fa dimenticare tutti gli altri preti che hanno massacrato. Dal Gazzettino del 22 novembre 1997. Restituite le terre ai Maori 149 anni dopo. Gran festa per gli Ngāi Tahu della Nuova Zelanda. In segno di scusa al governo, ripristina anche il nome indigeno del Monte Cook. Questa restituzione parziale di terre, questo riconoscimento di un'identità culturale, questo è avvenuto da un governo laico, è venuto da un governo democratico, è avvenuto da un governo che si è sottratto al cattolicesimo. Non che un paganesimo, quando arriva in contatto col cattolicesimo, resti uguale a come prima. Purtroppo deve modificare se stesso, deve modificare la struttura del suo sentire, deve modificare tantissime cose, per cui non è più quello di prima. Però già il fatto che sia stato riconosciuto un'identità culturale alle persone, e non semplice bestiame, perché un conto è che loro fossero uguali agli altri, un conto era che i cattolici li consideravano bestiame, schiavi, roba da ammazzare, insomma. Tipo, come dice Gesù di Nazareth, visto che non vogliono che regno su di voi, sgozzateli. È già un passo avanti, se non altro fra 200 anni possono ricostruire le relazioni con un altro paganesimo o con un paganesimo diverso. Andiamo avanti ancora. Il Gazzettino del 20-11-1997. La Cassazione, con una sentenza, dice che non sono obbligatori i corsi alternativi alla religione. Cioè, chi non fa religione non deve sottostare a nessun altro obbligo, altrimenti è una violenza, è un'imposizione. Questa è una sentenza della Corte di Cassazione, e le sentenze della Corte di Cassazione fanno testo, fanno giurisprudenza. Per cui ricordatevi sempre, la Corte di Cassazione ha dichiarato che chi non fa religione cattolica non deve essere sottoposto a nessun obbligo, e a nessuna umiliazione specialmente, e a nessuna umiliazione, anche se preti cattolici di merda continuano sempre ad umiliare chi non segue la loro religione. E questo è una vergogna. È una vergogna non solo per la loro azione, ma per il non intervento di polizia, per il non intervento della magistratura. Perché la violazione di un dettame costituzionale è attentato alla Costituzione ed è un reato che prevede l'arresto immediato. Poi qui c'è un'altra piccolissima notiziola. Arriva il super topo. Il Gazzettino del 25 novembre 1997. Io avevo già detto, leggendo il libro dell'Anticristo,
L'ho già detto che l'essere umano all'interno della natura è all'interno della natura proprio per manipolare la natura stessa ed è un suo fare. Poi i problemi sono suoi, i problemi li cadranno in testa. Proviamo un attimo una telefonata. Pronto? 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 Culo testa di cazzo. Ok, avete sentito come agiscono i cattolici, no? E da questo ai roghi la forza che spinge le due cose sono uguali. Molto bene, diciamo che l'essere umano è all'interno della natura per manipolare la natura e lo è perché ha le mani, non può farne a meno, non esiste un assoggettamento alla natura. Certo che le manipolazioni che lui farà sull'essere natura gli si possono anche ritorcere contro. Una cavia riciclabile, un animale che resiste ai suoi nemici, che resiste ai virus, che resiste ai batteri, è un animale che può ritorcersi contro l'essere umano. Pronto? Radiogamma? Sì? Buongiorno, sono Ragazzo, l'amica della signora Giro. Volevo sapere, lunedì che è festa? No, vabbè, non so niente di queste cose. Ah no? Arrivederci. Vabbè, era una telefonata quasi di servizio. Quando si fa una cosa, la cosa si può anche ritorcersi contro. Il fatto è che non esiste una cosa immorale nell'azione sulla genetica che noi facciamo. Esiste un'azione che ci si può anche rivolgere contro, però ricordiamoci sempre che l'essere natura è un essere cosciente, l'essere umano è un essere cosciente, l'essere animale che andiamo a modificare geneticamente è un essere cosciente e come essere cosciente usa la propria volontà e le proprie determinazioni per continuare a esistere, per continuare a espandere se stesso, per cui tenterà di sopravvivere in qualsiasi situazione si troverà. Per cui noi dobbiamo stare attenti a modificare l'essere natura, però nello stesso tempo è nostro compito modificare l'essere natura. E questo vale anche per gli esseri degli altri pianeti, cioè gli altri pianeti aspettano dall'essere umano una natura, aspetti che l'essere umano faccia una serie di azioni, buone o cattive non ha importanza, perché gli dia una mano a costruire una natura. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Vabbè. Poi qui ho un'ultima cosetta ancora per la segna stampa. Ricordo che il numero di telefono a Radio Gamma è 700 700, prefissato al 049 per chi chiama da fuori Padova. E ho un'ultima cosa, un piccolo dossier. Il dossier viene dal venerdì di Repubblica. Bambini come piccoli schiavi. Allora, vediamo un attimino. Secondo l'ultimo rapporto dell'UNICEF, i bambini fra i 5 e i 14 anni che lavorano nel mondo sono oltre 250 milioni. Allora, ripeto ancora. Secondo l'ultimo rapporto dell'UNICEF, i bambini fra i 5 e i 14 anni che lavorano nel mondo sono oltre 250 milioni. Vengono umiliati, stuprati, vengono picchiati, massacrati, 250 milioni. Provate a scrivere i loro nomi e scrivete 250 milioni di nomi. Pronto? Sì? Claudio. Dimmi ciao. Dunque, non so se domenica tu hai visto l'avvenimento del matrimonio della Pivetti. A Pronto? parte che ti vuoi dire che non te vado neanche a televisione. Il matrimonio nel telegiornale della Pivetti, che tengo già tempo in giro per farti la domanda appunto di questo personaggio. Beh, io si è sposata in chiesa tranquilla, no? Che già era divorziata. Il prete addirittura emozionato che gli ha sbagliato a fin scambiare le fedi nuziali. Ma sai, ma lei era vergine, è vergine, Sì, ma quello che a me sta sul stomaco, perché la chiesa può permettersi di scomunicare le altre coppie divorziate eh? che Perché non lei è lo padrona? sono? Perché la Chiesa è padrona, cioè la Pivetti ha chiesto a Sacra Rota l'eliminazione del suo matrimonio, no? Scioglimento del matrimonio della Pivetti è avvenuto da parte della Sacra Rota, per Sì, te l'ho cui è chiesto avvenuto da parte un'altra della volta, Chiesa quindi in Cattolica. diretta. Te l'ho chiesto in diretta un'altra volta questa cosa. Però non capisco come possa permettersi la Chiesa di scomunicare una coppia che può essere separata, divorziata, per andare d'accordo. Lo fanno benissimo, no? Ma guarda che anche la coppia può scomunicare la Chiesa, eh? Appunto che non, questa Sì. cosa qui però la gente non l'ha ancora capita. E uno se ha soldi può permetterselo. Certo. Allora non c'è più la scomunica viene se uno non ha i mezzi di poterlo Esatto. fare.
Esatto. Queste cose devi dirle molto bene, che la gente capisca, perché tanta gente non sa queste cose. Sai, devo dire anche queste cose, ma non solo. Guarda, io le ascolto, ma dai bene spiegazione di questo argomento, perché è un argomento che interessa tanta gente. Va bene, senz'altro. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Pronto? Va bene. Il problema della Pivetti, di chi fa il divorzio con la Sacra Rotta, è che chi fa il divorzio con la Sacra Rotta è vergine, cioè quel matrimonio precedente non è mai avvenuto, cioè come se quel matrimonio non ci fosse mai stato, come se uno divorziato dalla Sacra Rotta si risposasse per la prima volta. Ci sono dei matrimoni per incapacità del partner, dove c'erano quattro figli di mezzo, insomma, roba di sto genere, per cui ci sono delle porcherie in mani. L'importante è pagare. Ricordo che ultimamente la Chiesa Cattolica ha istituito un servizio, sta istituendo un servizio proprio attraverso l'8 per mille, di pagare lei il ricorso alla Sacra Rotta. Siccome praticamente poca gente ricorre alla Rotta, al suo tribunale, tribunale ecclesiastico, no? Sacra Rotta è un tribunale ecclesiastico, perché tutti preferiscono il giudice civile anche perché costa meno, la Chiesa Cattolica con l'8 per mille paga tutto, meno mezzo milione, cioè i contendenti pagano mezzo milione, purché la gente faccia richiesta per la scissione del proprio matrimonio con la Sacra Rotta. Dopodiché, se la Sacra Rotta dice questo matrimonio non è avvenuto, scioglie il matrimonio, una persona si può anche risposare in chiesa, è come se si risposasse per la prima volta. Cioè, ricordatevi sempre che la Chiesa Cattolica è Dio in terra. Cioè, ciò che la Chiesa Cattolica scioglie in terra, Dio lo scioglie in cielo, così recita il pazzo di Nazareth. Per cui lei, tutte le porcherie che fa, è come se le facesse Dio. E viceversa, tutte le porcherie che fa Dio le fa la Chiesa Cattolica. E ancora, per il principio secondo cui la Chiesa non ha mai sbagliato, né secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai, un dogma fondamentale dei cattolici, i cattolici si dimenticano questo, ogni Papa, il Papa adesso, Wojtyla e i cardinali, fino al prete, fino a ogni cristiano, è responsabile di tutti i delitti fatti in nome della fede, fin da quando la fede ha cominciato a fare dei delitti per costringere le persone in ginocchio. Cioè, esiste una responsabilità morale che va oltre lo spazio e il tempo. Cioè, chi aderisce a un'organizzazione è responsabile di quella ideologia dell'organizzazione, non può dire io pensavo che le cose fossero diverse. Non esiste questo. Se ti hanno imbrogliato, tu devi rifiutare l'organizzazione, devi rifiutare il pensiero. Ma se non ti ritieni di non essere stato imbrogliato, tu sei responsabile di tutti i delitti commessi al fine di sottomettere a quell'ideologia. E la Chiesa Cattolica, in questo caso, è la più responsabile di tutti. Dopodiché, se un divorzio avviene fatto civilmente, la Chiesa Cattolica non lo riconosce. Per cui è come se tu avessi sciolto il matrimonio contro il volere divino, contro il volere di Dio. Mentre invece se lo scioglie la Chiesa Cattolica, che è Dio, cioè che è il rappresentante di Dio in terra, è come se quel matrimonio non fosse mai avvenuto. Naturalmente chi si fa divorzio civilmente può mandare a quel paese la Chiesa Cattolica. Cioè, la Chiesa Cattolica non è un'autorità, non è un qualcosa che ha diritti giuridici, è soltanto un personaggio, è soltanto una forma giuridica, che possiamo, come ogni persona, cioè ogni individuo è una persona giuridica, così la Chiesa Cattolica è una persona giuridica e si può mandare a cagare tranquillamente. Cioè, i suoi effetti, le sue bolle non hanno nessun valore a livello giuridico. A livello giuridico è il magistrato che ha valore, non il prete, non il vescovo. Questi vorrebbero avere lo stesso potere che avevano 100 anni fa, però non siamo più 100 anni fa, non hanno più lo stesso potere. Tant'è che una recentissima sentenza della Corte Costituzionale ha parificato ogni credo religioso. Praticamente cosa significa parificare ogni credo religioso? Significa questo: se io dico Gesù è un assassino, perché mi dico che Gesù è un assassino, perché gli occupa della gente, io ho insultato una persona, cioè ho insultato una divinità di quella religione. Ma se io dico, Luca scrive che Gesù dice
portate davanti a me quelli che non si vogliono sottomettere, quelli che non hanno voluto che io li regnassi, e sgozzateli in mia presenza, allora io gli posso dare dell'assassino. Perché lui ordina questo, ordina di fare questo. Per cui ha la responsabilità di quello che fa. Così vale per il Buddha, così vale per Maometto, così vale per lo Tse, così vale per qualsiasi altra religione che abbia non solo il riconoscimento da parte dello Stato, ma anche un riconoscimento emozionale, cioè delle persone che sentino quel discorso religioso. Poi abbiamo ancora su una cronaca della Repubblica di Roma, però, sulle pagine della Repubblica di Roma, del 20 novembre 1997, la maestra che dice a un bambino marocchino: tu piccolo musulmano ucciderai i cristiani. Questo bambino è a scuola elementare, ha 8 anni, e sentirsi dire questo, insultato in quel modo, è peggio che dire che i cristiani adorano il pazzo di Nazareth. Poi ancora abbiamo dal Gazzettino del 21 novembre 1997: Gesù non era falegname ma uno stimato geometra della buona borghesia. Sai, i cristiani si tirano i capelli l'uno con l'altro. Questa operazione qua, questo tipo di affermazioni, già le aveva fatto Matteo e qualcun altro, in cui vuoi che Gesù sia nato dalla puttana come sostengono gli ebrei? No, sia mai questo. Sicuramente lui discende dal ramo santo di Davide, e che lui ha una progenie, lui ha un curriculum, lui ha un pedigree che non finisce più. Ricordiamo come questo sia un po' l'inizio di tutte le stirpi, di reami in giro. Ancora abbiamo dal Gazzettino del 20 novembre 1997. A San Paolo del Brasile meno preservativi più sovvenzioni. In pratica il sindaco Elicio Berti, oriundo italiano di Bocaiuva, nel Brasile, ha proibito la vendita di preservativi, qui detti camiciola, e altri anticoncezionali nel territorio comunale per favorire un boom demografico ed evitare così i tagli del 40% delle sovvenzioni federali misurate alla popolazione. In realtà si costruisce miseria nella popolazione per riuscire ad avere delle sovvenzioni che ti costruiranno altra miseria. Cioè, non so come riescano a concepire cose del genere, ma soltanto un cristiano può far questo. Abbiamo ancora il Gazzettino del 24 novembre 1997, una cellula che allontana l'AIDS. È l'abbondanza di un particolare tipo di cellula immunitaria che permette ad alcuni sieropositivi di sopravvivere con l'HIV. Io avevo già detto, specialmente leggendo il libro dell'Anticristo, come un corpo vitale, un essere umano del corpo vitale in cui scorre l'energia libera, non significa semplicemente l'energia, significa che sta bene, significa che il suo corpo sa rispondere in maniera corretta, in maniera adeguata a tutte le sollecitazioni che gli arrivano dall'esterno. Questo è il nocciolo fondamentale. Il fatto che poi scopriamo che esistono delle cellule, che esistono degli embrioni, dei geni, cioè, questo non significa niente. Pronto? Pronto? Sì, radiogramma. Ciao, mi chiamo Rita. Ciao Rita. Senti, volevo chiederti, mi è sfuggito dove hai letto, da quale giornale, il fatto dei preservativi in Brasile? Ah, allora te lo dico subito, è il Gazzettino del 20 novembre 1997, e quelli sono quella serie di trafiletti che fai nero. Ti ringrazio infinitamente, ciao. 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 Dunque il sindaco di un italiano di Bocaiuva do Sud del Paraná del Brasile ha proibito la vendita di preservativi e altri anticoncezionali nel territorio comunale per favorire un boom demografico ed evitare così eccetera. C'erano 20.000 abitanti 30 anni fa e oggi sono 8.500 e gli spera di recuperare una fetta in fretta almeno 3.500. In pratica da 8.500 persone dovrebbero arrivare a essere 12.000 in pochissimo tempo. Ok, qui ho finito tutti quanti i miei ritagli di giornale, che oggi erano effettivamente tanti. Allora,
andiamo avanti con i nostri commenti. Intanto una notizia per l'amico Davis, che sta, gli ho promesso di mandargli le prime pagine del lavoro sulle esperienze di premorte che sto completando, o meglio, l'ho già completato a penna, adesso lo sto buttando in computer e appena avrò la stampante che mi funziona, perché sono rimasto senza cartuccia, gli stampo quello che ho buttato in computer e glielo mando, per cui abbia qualche giorno di pazienza e vedrà che gli arriva. Detto questo, volevo fermarmi un attimino proprio sulle esperienze della premorte. Purtroppo noi abbiamo...